veramente una cosa indolore, perché siamo, però due parole credo che sia utile dirsele, anche perché siamo alla vigilia di una campagna elettorale, quindi qua abbiamo Giancarlo Giorgetti. Oggi eravamo all'inaugurazione del ponte di Genova, credo un momento assolutamente importante per la nostra regione, per quello che abbiamo fatto, per quello che è successo, ma anche per l'intero paese. Però qua stasera io vorrei dire altre cose, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questi anni, in questa giunta regionale. Siamo alla vigilia di elezioni regionali che per noi sono importantissime e abbiamo bisogno del supporto di tutti per cercare di fare tante cose, come quella che abbiamo fatto a Genova col ponte, ma tante altre cose, cercare anche di migliorare laddove dobbiamo ancora migliorare in tanti settori, in tante cose da fare. Ecco, è chiaro che la Lega in questo momento ha bisogno di tutti, ha bisogno di dare un segnale alla Liguria come l'aveva dato 5 anni fa. Oggi credo sia più facile rivincere la regione di come è stato invece 5 anni fa vincere la regione, che nessuno credeva possibile vincere la Liguria. Da quel momento però è partita la rincorsa della Lega, che poi è arrivata al governo. Grazie a quella rincorsa, dopo la tragedia, avevamo la forza di dare soldi e soprattutto di dare un decreto che ha potuto riportare in 18 mesi appunto la realizzazione del ponte, del nuovo ponte di Genova. Quello che chiediamo oggi è che questa campagna elettorale rappresenti per noi un nuovo momento di forza. Per farlo chiediamo il voto alla Lega, perché votare Lega vuol dire dare forza a Toti, al governatore, che ha fatto sicuramente bene, ma anche dare un voto politico. Dire che questo governo non ci piace, che sta sbagliando in una serie di cose e che se il paese non torna a credere in chi lavora, in chi produce e in chi ama la propria terra, questo paese è destinato a fermarsi e a non andare avanti. Quindi è importante il 20 di settembre esserci e soprattutto dare forza alla Lega. Noi qua abbiamo vari candidati, siamo ancora in una fase di pre-campagna, sapete che per la prima volta si voterà, sostanzialmente tutta la campagna sarà estiva, non c'è mai stata una campagna d'estate, di solito le elezioni l'ultima scadenza utile era prima dell'inizio dell'estate. Questa volta è tutto in estate, si finisce il 20 settembre, il 21 inizia il primo giorno d'autunno, ma non ci saranno più le elezioni, quindi è una campagna un po' diversa, però è una grande scommessa per riconfermare una regione, ma soprattutto per far sì che la Lega torni a essere il primo partito della regione e torni a crescere per portarci a un cambiamento anche fuori dalla regione Liguria. Quindi noi Liguri abbiamo ancora una volta una scommessa da fare, quella di dare qua un segnale che possa contaminare il resto dell'Italia per cambiare un governo e mettere un governo che faccia le cose, perché vedere che siamo stati bravi e capaci a mettere, a rifare un ponte a Genova in tempi record e avere le autostrade chiuse, guardate che è una roba allucinante. Noi oggi siamo, se si può, in una situazione peggiore viabilisticamente parlando di quella che c'era pochi giorni dopo il crollo del Ponte Morandi. Perché? Perché abbiamo della gente al momento incompetente che ha deciso di iniziare a fare i lavori dopo il lockdown invece di sfruttare 4 mesi come hanno fatto da altre parti per mettere a posto le cose. Quindi ancora una volta dobbiamo a testa alta andare avanti e cercare di dare un segnale importante. Io non vado oltre, oggi per me è una giornata importante che mi ha anche provato dal punto di vista psicologico, perché io sotto quel ponte c'ero il giorno della tragedia, sono il primo a essere arrivato come membro del governo, pioveva allora come pioveva oggi, ho visto tante cose, ho visto anche nella cerimonia che nelle prime file c'era tanta gente con cui mi sono scontrato in Parlamento perché ha votato contro il decreto. E questa roba fa male, perché è vero, come qualcuno mi ha detto stamattina in televisione, ma se avete fatto cose buone lasciatecelo anche dire, ok, allora
diteci grazie, che non siamo brutti e cattivi e incapaci come ci dite, ma che abbiamo fatto, non che vi prendete voi meriti che non avete o che dite che avete sempre sostenuto delle cose quando voi avete fatto tutto il possibile perché quel decreto non venisse approvato. E lo dico anche perché oggi tutti bucci bucci, mi ricordo per un anno e mezzo dover difendere il sindaco di Genova da PD e 5 Stelle che non volevano fargli fare niente né usare l'esplosivo. Oggi parlavo con i ragazzi del Colmoskin che sono venuti proprio in occasione della demolizione del Ponte Morandi, perché se non avessimo usato l'esplosivo ci sarebbero ancora oggi da fare le demolizioni, perché ci volevano 6 mesi solo per demolire e poi portare via i detriti. E quindi quelle cose sono state fatte, non dico che, come posso dire, tutti erano contro, ma diciamo che una parte non era favorevole a farle. E quindi oggi sono contento che tutti dicano va bene il Ponte Morandi, però allora ci dicano che useranno lo stesso modello in tutta Italia e la smettano di dire che era una roba che si poteva fare solo a Genova, perché sennò è come dire noi in Italia non sappiamo far niente, voi genovesi sapete fare le cose, allora cosa vi dico, la prossima volta facciamocelo per conto nostro. In realtà io mi auguro che quello che è stato fatto a Genova possa costituire un modello per l'Italia e per il mondo, perché abbiamo fatto lavorare aziende italiane, operai italiane, maestranze italiane. Mi è dispiaciuto oggi che nonostante le richieste non siano stati premiati i lavoratori che hanno lavorato su quel ponte con la pioggia, col vento, con il Covid, sempre, comunque 3 giorni in un anno hanno fatto festa, Natale 2 giorni che per il tempo non si poteva lavorare, 24 ore su 24 e non si sono mai lamentati, nonostante dietro i sindacati o qualcuno, hanno pensato che il loro lavoro doveva onorare le 43 vittime, doveva onorare un paese che si voleva rilassare. Mi sarebbe piaciuto sinceramente che oggi venisse premiato a simbolo uno di quei lavoratori, magari dal Presidente della Repubblica, per far vedere che l'Italia premia quelli che lavorano, quelli che fanno le cose e non i cialtroni. Invece siamo un paese dove si premia chi parla e poco chi lavora. E questo a me dispiace, perché torno a dire, oggi è stata una bella cerimonia, sarebbe stata più bella con effettivamente nelle prime file chi ha lavorato e chi si è dato da fare. E magari un po' più in fondo chi oggi è al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma che ieri non è venuto a votare il decreto perché il suo partito gli aveva detto di non votarlo. Queste sono cose che credo sia bene ricordare, perché io credo nella meritocrazia, che non è una teoria astratta, ma si manifesta con fatti concreti. Questo paese non è meritocratico. Questo è un paese dove si parla di meritocrazia quando si vuol fare le pulce agli altri, ma poi tutte le volte ricade su queste situazioni. E mi dispiace, perché è un paese che non impara dalle tragedie, è un paese che non va da nessuna parte. L'abbiamo visto pochi mesi fa con un ponte di un concessionario pubblico ANAS, crollato sul fiume Magra, che è ancora sul greto del fiume Magra, dove il commissario nominato dal governo non è ancora neanche dopo 4 mesi andato a vedere cosa è successo, e è ancora sotto sequestro della magistratura. Mi riferisco al ponte di Albino, che è lì con i 2 camioncini ancora sopra, aspettando la prima piena che si porti via ponte, case nei dintorni, e furgoncino. Ecco, questo non è accettabile. Lì non c'è stato un morto, forse per quello che il paese non si è mobilitato, perché era durante il periodo del Covid. Se no ci sarebbero stati tanti morti come sul Ponte Morandi. Ecco, auguriamoci che sia un paese che inizi a essere normale, un paese che non aspetta i morti per rifare i ponti. È un paese che agisce prima e lo fa perché sa che ogni vita è sacra e che il dovere delle istituzioni è di tutelare le vite dei propri cittadini. E questo credo che sia quello che ci deve insegnare questa tragedia. Oggi, quindi, giornata importante, sono fiero di essere segretario della Lega Nord Liguria, non più Nord, perché adesso ci stiamo trasferendo in Lega Salvini Premier, quindi
però noi abbiamo quella storia, abbiamo quei valori, abbiamo il fatto che viene prima la nostra terra del nostro partito, lo dico al fianco di Giancarlo, ma io credo che quando noi facciamo delle battaglie per portare a casa dei risultati lo facciamo per tutti i cittadini senza guardare la tessera del partito del cittadino vicino a noi. Perché noi siamo diversi dal PD, siamo diversi dagli altri, a noi interessa che stiamo bene i nostri concittadini. Poi che magari se capiscono che aiutare noi vuol dire avere più forza loro, si aiutano anche, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Però quando abbiamo lavorato su quel decreto non siamo andati a vedere quanti voti prendevamo in Valpolcevera. Siamo andati a fare un'operazione che premiasse i cittadini di un'area, di una zona che ha avuto una grande tragedia. E guardate che questo non lo fanno tutte le forze politiche. Questo è un insegnamento che mi sento di aver appreso all'interno del mio movimento e di lasciare a chi c'è e chi magari verrà dopo di me, ma pensate sempre prima di tutto al vostra terra, alle vostre, ai vostri cari, al fatto che chi fa politica lo deve fare per il proprio territorio. Perché chi non ama se stesso, non ama il proprio territorio, non ama neanche il vicino, non ama neanche il territorio dell'altro. Quindi questo è il nostro radicamento, soprattutto in territori come questo, il nostro Appennino, dove è difficile vivere, è difficile coltivare, è difficile andare avanti, sono proprio i territori che noi dobbiamo salvaguardare. Perché curare i boschi, curare l'ambiente è il modo principale per prevenire le alluvioni, il dissesto idrogeologico. Non è con le fantasie di qualche ambientalista che si salvano i fiumi, che si salvano, è andando a fare il taglio degli alberi, a coltivare i campi, a pulire i boschi, a sistematicamente spaccarsi la schiena per coltivare come facevano i nostri vecchi. Allora lasciatecelo fare. Noi come Lega vogliamo riportare queste terre a godere del fatto di poter lavorare come facevano i nostri avi, non avere 100.000 cavilli che ti impongono. Oggi venendo su, giustamente parlavamo, vedevamo il Polcevera dove ci sono i ponti di nuovo che hanno 3-4 metri di luce perché non si può portare via il pietrisco che c'è sotto. Beh, l'abbiamo portato via per 700 anni e i nostri vecchi facevano così e ci facevano pure le case con quel pietrisco. E noi adesso non lo possiamo. Ecco, queste cose devono essere, si devono tornare a fare. Noi combatteremo per poche cose, secondo me di buon senso, che è migliorare il mondo e non peggiorarlo. Quindi se i nostri vecchi per 700 anni non hanno avuto le alluvioni facendo quei lavori lì, forse non erano così scemi. Forse noi dovremmo un attimo pensare che come mantenevano loro il territorio lo dobbiamo tornare a mantenere noi. E magari, come posso dire, far riscoprire queste vallate dove alla fine si sta anche meglio e si può vivere anche meglio, magari ha bisogno di qualche servizio in più, di qualche attenzione in più anche da parte della regione, perché oggi riuscire a vivere, avere la possibilità di avere una famiglia, di poter portare dei figli a scuola in una vallata come questa, di avere un presidio sanitario, deve diventare una situazione normale e non una situazione eccezionale. Quindi su questo credo che ci deve essere una forte pressione come Lega. Ora mi sono dilungata, avevo detto che ero di poche parole, ma ovviamente non ho mantenuto la parola perché mi sono allungato. Quindi lascio la parola a Giancarlo, anche perché poi ci dovrà lasciare che va su a Varese. Io vi volevo ancora ringraziare tutti e fare un applauso a Giancarlo che oggi ci è venuto a trovare, ha rappresentato la Lega per quello che riguardava l'inaugurazione del Ponte Morandi e poi una persona assolutamente sempre disponibile a venire qua in Liguria, quindi lo ringraziamo. Innanzitutto vi devo chiedere scusa perché la cena è iniziata con un discreto ritardo perché io in realtà questa sera dovevo essere alla festa di Milano Marittima e quindi ho dovuto fare un collegamento alle 9, diciamo così, improvvisato con, e non mi mollavano più. Siamo partiti in ritardo e vedo già i camerieri che ci guardano storti perché evidentemente le cose si chiudono ulteriormente. Ma riprendo quello che stava dicendo Edoardo Rixi, completando alcune cose e correggendole in altre. Anch'io ho fatto le riflessioni che ha fatto lui oggi sul ponte.
senso che in prima fila c'era gente che ha votato contro, che non era d'accordo, ok? Ma non è semplicemente questa la storia. La storia è, e lo si deve principalmente a lui, il fatto che anche con gli alleati che hanno votato quel decreto non è stato affatto né facile né scontato arrivare a quella forma di decreto che prevedeva il commissariamento con quei poteri in capo al sindaco e al presidente della regione. È stata una battaglia. Io mi ricordo, perché in Consiglio dei Ministri sostanzialmente c'era questo testo che andava avanti e indietro, che tutte le volte no, non si può votare così perché è chiamato da Genova, ha chiamato Bucci così, fa casino, no, rivedere tutto, tornare indietro, aggiungere questo, aggiungere quell'altro. Un'ora dopo telefonava Toti, no, così non va bene, dovete mettere anche questo, questo e quest'altro. E naturalmente gli amici dei 5 Stelle che tutto questo non volevano. Quindi è stata una battaglia, come su tante altre cose, è stata una battaglia anche all'interno di quella maggioranza per arrivare a quel risultato. E allora questo lo si deve a Edoardo Rixi, principalmente perché era lì lui a fare questo tipo di battaglia. Quindi... Francamente facevo il messaggero, non facevo niente, certi termini manco li riconoscevo, non so, non avevo presente esattamente di cosa si stesse parlando. Però siamo arrivati lì per quel motivo. La seconda cosa invece in cui, questa completo il suo discorso, un'altra cosa invece non sono molto convinto. E dice, ma questo modello qua per Genova è un modello che dobbiamo esportare dappertutto. Vero, teoricamente vero. Però ha anche aggiunto che in una situazione analoga, non, su un altro ponte, al confine con la Toscana, il commissario per 3 mesi non si è neanche fatto vedere la scuola. Quindi, questa volta, ci è voluto un commissario come Bucci che i poteri li ha esercitati e si è preso la responsabilità e i rischi connessi a questi poteri. Perché vedete, governare è anche uno di quelli che ha parlato oggi, diciamo così, è molto abile in questo. Governare significa assumersi le responsabilità, non scaricarle sugli altri quando le cose vanno male. Questo è il governo. E allora, caro Edo, io vorrei che in 50 opere i commissari agiscano tutti come ha agito Bucci qui. Temo che non accada. E perché non accade? Perché la formula vincente si ricollega all'ultimo discorso che ha fatto Edo prima. La formula vincente è che qui si è preso un commissario che non era un burocrate, un funzionario che arrivava senza offesa, che so io, da Avellino o da Udine. No, era il sindaco della città, della propria città, che lavorava avendo in mente davanti agli occhi le facce non soltanto delle vittime, dei familiari, ma della propria gente, per cui si sentiva in dovere in qualche modo di dare una risposta. E allora in questa vicenda c'è tutta anche la spiegazione, la ragione del nostro modo e la nostra ragione di fare politica, che è quella che ha ricordato prima Rixi e che io in qualche modo ho ricordato prima anche quelli di CER. Noi non è che facciamo politica come gli altri. Per noi non è un problema di egoismo e non ci vergogniamo di dire che per prima vengono i nostri, perché questo è un fatto naturale. È un fatto naturale che tu lavori per la gente che è prossima a te, per la tua terra, per la tua gente. E questo tipo di interesse, ma questo tipo che... No, interesse mi sembra riduttivo, perché se fosse interesse sembra qualcosa di convenienza, no? Di un dare o di non avere. No, qualcosa di più. È una molla che c'è dentro, per cui ti, in qualche modo ti spinge a fare politica perché pensi di fare veramente del bene alle persone che ti sono vicine. Questo è quello che deve differenziare uno che fa politica della Lega rispetto a chi fa politica da altre parti. Prima mi hanno chiesto, ma come mai Italia Viva ha votato per il processo a Salvini quando invece è contro i giudici e per... semplicemente perché c'è chi fa politica per i propri principi e chi fa politica per stare al governo. Ah, sì.
Allora c'è che chi rinuncia a stare al governo per difendere i propri principi e chi invece sta al governo rinunciando ai propri principi. Noi siamo quelli che magari rinunciano al governo per difendere i propri principi, e qualcuno invece tutti stanno al governo e rischia di rinunciare a qualsiasi cosa. E allora qui adesso le cose vanno bene, io vedo tanta gente che mi ricorda la Lega e della Liguria quando le cose non andavano esattamente bene come adesso. Adesso siamo al governo della regione, di tante città, addirittura di Genova, cosa che francamente era impensabile tanti anni fa. E quindi chiaramente dobbiamo cambiare, no? Dobbiamo cambiare, migliorare, nel senso che dobbiamo essere all'altezza, e credo che almeno le notizie che arrivano a me, quello che sento dire in giro, cioè poi non so, magari non è vero, però mi sembra di dire che la gente qui sia contenta, quindi incredibilmente la Liguria nell'arco di 10 anni ha cambiato completamente verso anche in termini politici, nel senso che la Liguria è sempre stata considerata, e le città della Liguria, di sinistra, e invece adesso la Liguria è proprio in relazione a questo tipo di buon governo una regione e una città che in qualche modo guardano la nostra parte, in cui la Lega è una componente fondamentale, quindi dobbiamo essere all'altezza. Voi qui in Liguria, noi ovviamente a livello nazionale, in mezzo a tutte le difficoltà che sono tipiche di chi fa politica, ribadisco, per i principi e per la propria gente, e non cede a convenienze di altro tipo. E allora per noi è molto complicato per Salvini portare avanti questo tipo di discorso nel momento in cui non ti metti semplicemente contro a quelli che sono i poteri forti italiani, chi controlla la magistratura, la stampa, i media, tutti loro, artisti, cantanti, potete metterci, non si sa perché, lì sono tutti di sinistra, poi la gente sono prevalentemente da questa parte qua, però lì sono tutti così. Ma no, la nostra battaglia purtroppo è una battaglia che trova nemici anche fuori dall'Italia, e quindi è una battaglia in cui noi come dei lillipuziani combattiamo contro dei giganti che sono molto più forti di noi e che evidentemente hanno interesse anche fuori dall'Italia che in Italia non si possa concretizzare un tipo di governo come quello che ce l'abbiamo in mente noi, che è un governo che si basa su un principio di realtà, su un principio quasi, dire, quasi naturale. E chiudo perché non la voglio fare lunga. Prima lui ha detto governare col buon senso. Allora ragionate che cos'è il buon senso. Il buon senso non è un fatto ideologico che vi insegnano all'università. Il buon senso è quello che ci avete dentro e che vi hanno insegnato i vostri genitori, che vi ha insegnato la comunità in cui vivete e che nella storia da sempre ha fatto sì che quella comunità potesse funzionare bene. Quello è il buon senso che in qualche modo avete ereditato, che avete dentro. Ecco, la Lega è la politica del buon senso che nasce dall'esperienza e dall'eredità che ci hanno dato i nostri padri. Questa è la diversità tra la Lega e tutti gli altri. Ricordatevelo sempre e giocatevi la partita che voi dovete avere, che dovete affrontare per la Liguria, ma da Lombardo vi chiedo, lavorate tutti i giorni per la Liguria, lavorerete anche nell'interesse di tutta l'Italia, di tutti quelli che non potranno votare il 20 e 21 settembre. Grazie. Adesso io me ne vado perché domani mattina devo andare a Roma, diversamente da voi che siete qua con Salvini. Quindi rimanete in Liguria, ma io domani mattina prendo la macchinetta e vado giù per domani c'è solo pubblicità, poi pubblicità. Di governo ora.